Ci sono 270 miliardi e passa di euro e di motivi per cui qui e ora il dibattito sulle pensioni non solo si riapre, deflagra. Si tratta di una delle spese più imponenti nei paesi avanzati, li chiamano così, avanzati, quelli che si sforzano di dare più diritti, più assistenza, nel frattempo tentando di dare diritti a chi non ne ha. Ecco, da noi questo meccanismo si è inceppato e siamo diventati solo diversamente rigidi, non ancora flessibili. Una spesa pensionistica che vale il 16,5% del prodotto nazionale è un boccone immenso da tirar giù. Succede nel paese per vecchi, che ha pagato i trattamenti baby a chi aveva lavorato, ricordate, 18 anni, 6 mesi e un giorno, e che per lustri ha commisurato le pensioni alle retribuzioni, metodo generoso e non ai contributi. Dovrebbe fare invece il contrario, dice la voce della coscienza critica di revisione della spesa più nota, quel Carlo Cottarelli tornato nelle file del Fondo Monetario, che ieri ci ha pure promosso. Oggi anche l'Europa torna a farlo. Brava Italia che mantiene inalterati gli obiettivi di bilancio, leggendo fra le righe. Brava Italia che ha deciso di rimborsare i pensionati taglieggiati dal Salva Italia. Rimborso però molto flessibile, 2 miliardi sui 19 paventati, un bonus che privilegia la gran parte dei pensionati, seppure progressivamente, salendo da 5 euro al mese fino a 15. Questo perché in Italia le pensioni sono mediamente basse. Quell'imponente spesa da 270 miliardi si compone infatti di una fascia ingente da 11 milioni 300 mila pensionati, 68% del totale, a 1.143 euro al mese e un costo complessivo di 114 miliardi di euro. Andando a rimborsare chi prende fino a 3.367 euro lordi al mese, si pesca nella borghesia della previdenza e si raggiunge oltre il 98% dei pensionati d'Italia, privilegiando chi guadagna tra i 1.443 e 2.405 euro al mese, quasi 4 milioni di trattamenti. Sono i nuovi tempi della flessibilità, di cui parlano ormai tutti, che il presidente dell'INPS Boeri spiega con la necessità di fermare l'avanzata dei poveri, che in Italia con la crisi sono aumentati da 11 a 15 milioni. E questa è la più brutta delle flessibilità possibili e da combattere ora, la flessibilità in uscita dalla dignità.